Daniela Bruzzone, che è una giornalista Rai, che io ringrazio per aver accettato il nostro invito e ringrazio per essere qua insieme a voi. Insieme, permettetemi un ringraziamento al sindaco di Furore, che come sempre ci onora della sua amicizia, della sua vicinanza e nello spirito della rete che stiamo tentando di mettere in campo di collaborazione con tutto il territorio, ci socializza anche le amicizie. Grazie. Autorità, signore e signori, buongiorno. Grazie signor sindaco, sono io a essere contentissima di essere qui. Ieri sera è stato già bellissimo cominciare a partecipare a questo vostro festival. Innanzitutto buongiorno e benvenuti a Palazzo Acampora. È un meraviglioso esempio che voi conoscete, io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere solo ieri sera, di architettura patrizia e di dimora patrizia dell'alta costiera amalfitana. E soprattutto è teatro di un'affascinante saga familiare. E Casa Acampora, bisogna proprio sottolineare che ha influenzato la storia dell'alta costiera nel tutto il corso del XIX secolo fino agli inizi del XX secolo. Qui, e mi emoziono a quasi dirlo, visto che mi hanno un po' raccontato la storia, un po' l'ho letta, di tutti i grandi che si sono succeduti proprio in questa dimora, dal generale Abitabile, il napoletano che domò gli afghani, a Don Luigi Acampora, il bel Luigi, a Francesco Acampora, apprezzato e più volte sindaco della città di Agerola, dove siamo, sì, all'ingegner Giovanni Paone, industriale del ferroviario, ottimo padrone di casa che ieri ci ha fatto veramente godere di questo palazzo di cui è il proprietario con la sua famiglia e che ringraziamo tutti noi. Che ringraziamo per averci onorato di così tanta cortesia, di così tanto affetto anche soprattutto. Ieri ho letto quindi anche la brochure che chi entra in questo palazzo può leggere e effettivamente Palazzo Acampora è soprattutto una storia di amore. Amore inteso come amore per la propria famiglia, per la propria storia e per la propria terra. Quindi qua anche i sindaci presenti sanno cosa vuol dire amore per la propria terra. E quindi è la condivisione e il piacere di fruire della bellezza e della bontà insieme. Ed effettivamente, grazie finalmente a delle signore, perché ho nominato i grandi uomini del palazzo, ma ci sono delle signore che sono donna Ginevra Campora e donna Adelia Campora, effettivamente il palazzo ha ricominciato a vivere, vive e si fa vivere ospitando eventi importanti come questo. Noi siamo qui per un convegno sicuramente e questo convegno di sapere e sapori è giunto all'interno di una manifestazione che si chiama Agerola World Music Festival, giunto alla quinta edizione sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Quindi voi lo sapete perché sicuramente avete avuto il piacere di gustarli già negli anni scorsi. Io, ieri sera ho aperto e inaugurato in qualche maniera l'edizione di quest'anno. C'è questo percorso enogastronomico veramente buono, veramente affascinante, perché anche vedere le signore o i signori in costume mi ha lasciato dentro qualcosa, sinceramente. Considerate che poi si sente dal mio accento, vengo dalla capitale, quindi dalla città molto grande. Allora le tradizioni che quasi respirano, l'atmosfera, la gioia, l'allegria, e siccome è un festival di musica ed è un festival di musica internazionale, passare dalla canzone napoletana al jazz o ad altri generi, mentre vedi magari dei contadini che sono all'opera e che poi ti offrono delle fior di latte meraviglioso, personalmente mi piace moltissimo, ma non solo a me, o scoprire che la caponata qui è un'altra cosa rispetto alla caponata siciliana, è stato sicuramente una grande esperienza. Detto questo, quindi stasera c'è comunque la serata di punta a cui siamo tutti ovviamente invitati, e siccome qui si viaggia nel tempo, si torna indietro, ma si mangia, si balla, si socializza, come ha detto il sindaco, sicuramente mente, spirito e corpo verranno rigenerati da questo passaggio e da questa passeggiata attraverso il borgo di Agerola che ospita il festival. Ma siccome siamo
qui soprattutto per conoscere qualcosa di più di questo sapere e di questi sapori agerolesi. Ora cominciamo questa conferenza e do la parola al dottor Luca Mascolo, dirigente ASL Napoli 3 Sud. Lui ha curato da sempre negli anni e si continua a battere per la tutela della razza della mucca agerolese e della capra napoletana. Esattamente il tema di cui Luca ci parlerà è la biodiversità zootecnica agerolese. Prego.